Buonasera innanzitutto e grazie per l'intervista. Le urgenze sarebbero tante, però a me non piace fare interventi spot, perché con le urgenze e con gli interventi spot non si risolvono i problemi atavici della scuola. Bisogna programmare il futuro di questa scuola. La programmazione passerà attraverso interventi che vanno ad incrementare l'organico del personale docente e personale ATA, a risolvere la piaga del precariato, a risolvere anche quelli che sono stati i problemi dell'inizio dell'anno scolastico. I docenti non sono tutti in cattedra, come il Ministro invece ci vuole far credere. Ci sono 150.000 precari e poi lavorare per un rinnovo contrattuale che ridia dignità al lavoro delle persone che, ricordo, sono 1 milione che lavorano nel mondo della scuola. Il riconoscimento del lavoro del personale per alcune scuole è un obiettivo principale. I contratti devono essere aumentati e rinnovati non come sempre si dice in questo periodo solo per adeguarli alla media europea, ma appunto per valorizzare il lavoro del personale. Chiaramente di questo rinnovo contrattuale si paventa una media lorda di aumento contrattuale che supera poco più le 100 euro. Assolutamente non basta. Noi chiediamo un aumento contrattuale che ridia dignità al lavoro e che comunque vada al passo con quella che è l'inflazione, che ricordiamo che ha raggiunto punte del 10%, con l'aumento dei prezzi anche di quelle materie prime che risultano vitali per le famiglie. Gli stipendi assolutamente non seguono l'andamento dell'inflazione, gli stipendi non possono rimanere sempre uguali, ne va del riconoscimento del lavoro delle persone. Assolutamente sì. Noi spesso parliamo e dobbiamo parlare di comunità educante, perché quando noi parliamo di comunità educante ci rivolgiamo a persone docenti, ATA, dirigenti, famiglie ed alunni. Sono tutti tasselli fondamentali della scuola statale di questo paese. Il personale ATA fa parte di quel personale che è indispensabile per il buon funzionamento delle scuole. Spesso gli si chiede di fare delle mansioni che risultano essere superiori a quelle che sono le competenze contrattuali, quindi le mansioni previste dallo stesso contratto. Anche il personale ATA deve essere incentivato, valorizzando anche per loro il lavoro che fanno tutti i giorni a scuola e anche valorizzando l'esperienza che hanno acquisito sul campo negli anni precedenti a questo. Ho la sensazione che l'istruzione viene messa in mezzo solo quando a ridosso delle campagne elettorali. Io vorrei fossi smentito, anzi mi auguro che questa mia supposizione non corrisponda a realtà. La scuola deve essere sempre in testa alle agende del Premier e dei ministri e dei governi di questo Paese, partendo da alcune basi, alcuni presupposti che per noi sono di vitale importanza e sono una scuola statale, una scuola laica, il riconoscimento del lavoro delle persone e la risolvere definitivamente la piaga del precariato. Così noi ci rapporteremo a qualsiasi politica essa sia dopo il 25 settembre senza alcuna pregiudiziale politica se le basi di partenza sono quelle che ho appena enunciato. La pandemia non ha fatto altro che evidenziare quelli che sono i problemi atavici della scuola italiana, tra cui la mancanza del personale ATA per il buon funzionamento delle scuole. L'organico Covid cosiddetto non verrà rinnovato, allora la nostra proposta è quella di rendere strutturale quella parte di organico Covid che non viene rinnovata ma deve essere strutturata nel tempo, quindi ridare quei posti che sono stati tolti ingiustamente e che invece risultano di vitale importanza per il funzionamento della scuola in modo strutturale, quindi non spot ma strutturati nel tempo.